Come funziona un interruttore orario programmabile modello IHP, in questo caso due canali? Procediamo con la prima configurazione dell'apparecchiatura settando i seguenti parametri. Scegliamo la lingua italiano, andiamo a cancellare eventuali impostazioni di fabbrica, andiamo a configurare l'anno, il mese, il giorno, l'ora esatta. Minuti, secondi. Europa, la configurazione ci permette di avere lo switch automatico dell'ora legale e solare. A questo punto lo strumento si mette in auto, è pronto per essere configurato. Menu, programma, nuovo. Commutazioni, andiamo a impostare gli ipotetici orari di accensione e spegnimento delle luci di un negozio. Canale 1, on, andremo a configurare tutte le accensioni, per esempio alle 9 di mattina. Lunedì, ok, ripetere, facciamo ok, quindi aggiungiamo martedì. Abbiamo la possibilità di copiare tutti i giorni, ok, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Domenica lo saltiamo e salviamo tutti gli on. A questo punto andiamo a inserire lo spegnimento delle luci. Commutazioni, ok, canale 1, ok, off, ok. Facciamo ore 20. Minuti, ok. Lunedì, ok. Ripetere, ok. Aggiungiamo il martedì, aggiungiamo il mercoledì, aggiungiamo il giovedì, aggiungiamo il venerdì, il sabato lo saltiamo, domenica non abbiamo programmato nulla. Salva. A questo punto andiamo a inserire lo spegnimento del sabato sera. Facciamo le ore 19. Nuovo, commutazioni ok, canale 1 ok. On, ci spostiamo su off, ok, e inseriamo 19. Ok, minuti, ok. Lunedì no, martedì no, mercoledì no, giovedì no, venerdì, sabato, confermiamo, ok. Ripetere, domenica non abbiamo inserito nulla, quindi salva. Abbiamo la possibilità di verificare la programmazione appena eseguita, verifica, ok, canale 1, ok. E qui abbiamo tutta la programmazione, lunedì 9:20, martedì 9:20, mercoledì 9:20, giovedì 9:20 e venerdì sempre 9:20. Sabato invece abbiamo inserito 9:19.